Dai Gogotot! Quanti ricordi! Un anno e mezzo fa iniziai YouTube proprio con la stagione 7 del Trono. Per questo mi chiamo il Trono del Muori. Quanti videini da allora! Quante serie! Quante tendenze! E ora via! Che devo farne una settimana, non la farò mai. Spero di farla, ammollerò con le scrittine. Una volta mettevo tipo 100 scrittine a video, che poveraccio. Ora tipo 3000, e non è uno scherzo. Guarda ste cartelle, so 100 scrittine l'una. Ma in ste puntate cercherò di regolarmi, se riesco. È più forte di me, io vedo una cosa, la devo mettere, vabbè. Già sto perdendo troppo tempo, via! Nelle stagioni preceprimasli. Vabbè, 7 stagioni in te posso fa. Vabbè, damo fuoco. Brr, che freddo. Madonna, che brutto. Hello, motherfucker. 7 stagioni, fine. Riassunto accuratissimissimissimissimo. Sigla nuova. La madonna. Che in teoria dovrei cantarla. Me copi straica nuovo, papalla. Anche se c'è la voce mia, porco zio, è una parodia. Ma sti cazzi, la canto uguale. Non me faccio tarpa le ali, faccio i miei mini musicali. E dai Gogotot, avevamo atteso proprio un bot. Vediamo chi incontrerà la morte. Tutti tranne Cesira, cazzo. La prima puntata dell'ottava stagione del Trono del Muori si sostanzia. Non so se si può dire. Comincia con un ragazzino che corre felicino. Mori la droga nel suo magna, dai. No, corre a guardare gli eunuchi della libertà. Ma chi sei, Eren? Gli immacolati marciano. Il noppi, noppi e noppi scorre potente in loro. Ed eccola la coppietta più chiacchierata dell'Uni Westeros, la Kales Brinks e John, inserire cognome, anzi non più, che stanno sul cavallo. E so arti quanti immacolati in piedi, va. Vediamo anche Aria, super basita. 30 secondi della che ride, non ride. Aria è molto Aladdin, se capisci. No, è contenta. Oh, vedi chi ci sta? Il mastino Sunderino. E Aria si comporta come quando becchi qua amico tuo che ha fatto una figura di merda, madò. Speriamo che non m'ha visto. Oh, vedi chi ci sta? Non déjà vu. Gendry. E Aria si comporta come con quell'amico che non vedi da una cifra e sei contento. Tyrion e Varys invece sono gente seria e stanno in carrozza. Damn, it feels good to be a gangster. E via col primo discorso della nuova stagione del Trono del Buoni, dai. La serie epica che ci ha dato delle frasi profondissime. Fasce senti, vai Tyrion, vai. Che te se gelano le palle. Ma perché la prima cosa che dicono è una battuta sui genitali maschili? Maronna mia! Trono di spada, serie picissima, vabbè. Ti offendi tanto per le battute sui nani? Però non te fa problemi, ah? Io c'ho le palle, pappa, però. Fanculo te, brontolo. Fine. Questo era il discorso loro. Sono stronzate, vabbè. Uno non avesse mai visto il Trono, secondo me avrebbe cambiato canale. Ma è una stronzata che... È una sitcom medievale, vabbè. Parlando di eunuchi, becca Verme Grigio. Che se fa vedere che la ragazza. Ciao ragazza, voi, Sì, sì, abbiamo capito. E torniamo alla coppietta nanetta con John che avverte Daenerys che quelli del nord non si fidano degli immitrachi. Non apriamo sto discorso, per favore. E allora, per rassicurare il popolo, draghi, draghi che te fanno cagassotto. Nascondete i vostri figli. Ho visto un ragazzino che correva prima. Dove, dove? Mo che dici, so un po' più carmi? Tutto questo mentre Daenerys ci crede una cifra. Aria è sempre più Aladdin. No, gli va bene pure sta botta. A Sansa un po' meno. Arriviamo a Grande Inverno e Bran è lì, lì sta e da lì si muoverà. That's my spot. La reunion con Bran. Oh, fratellino. Cugino. Che? Lascia perdere. Ma che c'ha? Lascia perdere. Abbraccino pure a Sansa. Bello de casa. Che cazzo ha portato? C'ha con me. Sì. Dimmo in faccia. Guardale, non lo so, tagliare una capocciata. Signore mie, per cortesia, non litigate per me. Kit, ditemi. Te se in cula. Daenerys cerca di stempera. No, scusa, è che io so fatta così. So focosa. Basta. Becca la peggio strozza e poi ci diventa amica. Cognatina! Quanto è bello il nord! Che vino! Basta, Boris! E te pure, oh! Vedi che roba, sei bellissima! Sì, lo so, grazie. Lasciate perdere! Il re della notte ha risvegliato il drago! Lo sapevo che non dovevo chiamarlo Viserio, no? Ha buttato giù la barriera e mo arriva con l'esercito di morti!
questo è un freddo dal discorso. Sono 7 stagioni che lo dico. L'assemblone del Muori. Lord Amber. Echilo, quando arrivano i tuoi? Presto, mia lady. E miei lord. E mia regina. E mio corvo a tre occhi. E mio spazzino che sta a pulire là dietro. Quanti sono? Qua stanno a mettere un mare di battutine, un po' così a caso. Un mare, una barriera. Mi sto preoccupando. Ok, falle qualcuna, però un po' troppe a caso. Via le sbrigasse, io lo dico. E via, Lord Amber. Che si chiama Ned. Cioè, Ned come Sean Bean. E il figlio mai nato di Talisa. Suona tanto come Krill. Chiamate i guardiani e ditegli di lasciare i castelli e veni qua. Ok, ma ok cosa? Cioè, sta cosa a me è un po'. Ma secondo te i guardiani lasciano i castelli così perché io lo dici te? Ok che è quell'amico tuo, ma l'altra volta te ci hanno ammazzato per non andare a impicciarsi con gli uomini. Sì, ma mo stiamo con 3 strani, bla bla bla. Sì, ma dovrebbero sempre prendere ordini da te o da qualche re del popolo. Non credo accettino così fretta, no? Il giuramento lo dice, io mi faccio i cazzi mia. Accetteranno. E certo, perché ormai è tutta a puttane. Cioè, chiami quello, arriva, vabbè. Passiamo alle cose serie. Lianna. Mammina. Mormont. L'unica Lianna che vale la pena ricordare. No quella che con quell'altro ha fatto scatenare una guerra. Quello era sposato. Quello torna rosicato tutte cose. Due traditori dalla patria. Lianna Mormont prende la parola. Au! Noi ti abbiamo mandato via come re e sei tornato come... ma che ne so, schiavo sessuale, toy boy, che cazzo sei? Il suo compagno, toy boy, c'hai ragione. Compagno, sì, sì, quello che ha detto lui. No, tu sei il re del nord. L'ha detto davvero quello che penso. Sì, partimo, dai. Il re del nord. Sansa, dammi una mano, per me c'ha ragione. Signori, vi prego, è stato un onore grosso così essere il re del nord. Il re del nord! E basta! Ma dovevo scegliere tra la corona e la salvezza del nord. E ho scelto il nord. Di cui sei il re. Il re del nord! Aegon, flagello di Roll. Fratello, cugino. Dai, Tyrion, pensaci te. Facci vedere che sei ancora quel tipo sveglio delle stagioni prima, quando c'era Martin. I nani parlavano in orario. E non uno che parla dei testicoli mancati. O che ne ha fatto un cazzo tutta la stagione prima, se non cazzate. Vai, noi dobbiamo dire grazie a Jon. Poteva prendere il vitalizio da sovrano e ha rinunciato. E presto anche i Lannister. I Lannister, che schifo. Ma quello è Lannister, infatti. Ridateci Ned. Ma potevamo dare retta a ubriacone puttaniere manipolatore di Tyrion. Ah, che è pure nano, mi stavo scordando. Lo so che ci siamo fatti la bua in passato. Ma primo, io v'ho vendicato, ho ucciso mio padre. A me coglioni, ah, beh allora. E poi, si vive insieme, si muore solo. L'hai rubata Jack the Lost. Ubriacone puttaniere manipolatore e freebooter. Pure nano. Perché mi scordo che è nano? Interviene Sansa. Ma che gli damo da magnà a sti mitrachi? Noi non li sganciamo i 35 dragoni d'oro al giorno. Ma poi che cosa mangia un drago? Quello che gli pare. E bambini, una fracca dei ragazzini. Ci sono orfanotrofi da ste parti? Al limite asili. Daenerys, ma vo sta buona. Sai come fatta vuole bene, insomma, eh? Ispiri proprio la sicurezza. Bah, ossidiana a tutta Gallara. Supervisore, capo, fabbro, blacksmith e la mente torna a Ragnarok. E torniamo pure da Tyrion, che incontra l'ex moglie. Manco un alimento m'ha passato. Scherzo. Ma quindi ora tu sei la Lady di Grande Inverno? Eh no? Ma lo sai che noi tecnicamente non abbiamo mai divorziato. E se tu sei la Lady? Io sono il Lord di Winterfell. No, non abbiamo mai consumato. Non è valido. Rimediamo. No. Però, scus, se me so data quando è schioppato Joffrey. Ma sai com'è? Indossavo l'arma del delitto. Tutto a posto, sono solo diventato parricida Kingslayer. E che sarà mai? Tyrion capisce che Sansa è sopravvissuta a tutti quelli che gli sono nati per così. E cerca di rassicurarla sul fatto che l'esercito di Cesira verrà qui per aiutarci. Sicuro? Eh sì, l'ha detto a me. E te ce credi? E certo. Ma sei un coglione. Persino Sansa gli dice che è diventato un coglione. Ma che so i memini. Però in effetti te fidi di Cesira così. Ok che sembrate tutti amici ora, no? Non complotta più nessuno. Ma qualcuno a cagar cazzo ci sarà rimasto. Ma no, Cesira è brava, è cambiata. E Bran fisso che te guarda. Bran è come noi, tanto sa tutto, no? Spettatorissimo. I got my eyes on you. Passiamo a John davanti agli alberi degli occhi del cuore. No, solo del cuore. E ecco Aria.
Super Reunion, subito! Quella che tutti stavano aspettando! L'abbraccino, sì, ma noi volemo il sangue! E poi, Aria, complimenti, eh! Sei proprio nessuno! Hai gettato le emozioni! Va che faccina da nessuno! Ma hai dimenticato la tua vita precedente! La pozione te doveva far secca! C'aveva ragione Wife! E dagli de sottotrame comiche! Ma ne eri più alto! Ma perché poi la stronzata è sempre la prima cosa che dicono? Come si sta fregando il mestiere? Dopodiché fanno i fighi. Non vedi, Ago? L'hai usata? Ha finito il rodaggio da mo'? Guarda io invece che spada turbo diesel. Me coglioni. E spettegolano. Senza la tua ragazza mo' se gonfiano. John fa un erroraccio. Prende le parti da ragazza. Ma no, fratello! Cugino, vai contro la famiglia. Ma è che senza si crede più sveglia degli altri? Aria rosica. Rosicaria e dice che Sansa è la persona più intelligente che conosce. Perché? Come perché? Come? Quando? Con cui? Ma no, perché? Mi fa venire l'urcera! L'urceraria! Quando parlo con te! Ti giuro, a me sembra tanto una frase detta per farlo capire allo spettatore, capito? Per farlo capire a te. Se non fosse bastato il fatto che Tyrion ha bozzato, o Sansa che diceva come damo da magnà, pensa a me cose serie. Tu dici Aria così, Sansa intelligente, se ne ha capito. Cioè, è ok. Io gli voglio pure bene a Sansa, ma. Bah! Che fai? La difendi? Proprio tu! Ipocrita! Ipocritaria! Non è cattiveria! Cattivaria, basta! Ma è la mia famiglia! Anche io! Me! Come me! Bella frate! Fuggi! Passiamo ad Approdo del Re! Ed ecco Cesira! Oh, finalmente la puntata c'ha senso! Ciao Cesira! Ciao Lena! Sei sempre più bella! Dicevamo! Oh, l'avemo vista all'inizio alla puntata unissima da regina! E se dovrà morire, non ditelo! Cattivi! Tutti cattivi! Morirà da regina! Ti è! 8 stagioni de seguitissimo! Malox! Cesira sta aspettando. Il corriere d'Amazon. Morivano gli elefanti, dai. Qyburn la informa che gli estranei stanno arrivando. E dai. Ma come dai? Attenzione, Cesira c'ha i piani cattivissimi. E qualcuno dovrà puffare l'antagonista. Il Night King è muto. A me frega più di Cesira che del Night King. Mo t'ho detto. In risposta alle attese di Cesira è arrivato Euron con la compagnia dorata e un Jaime Freebooter, un altro principe azzurro style. Euron va a trovare la nipotina, che da donna forte quale è, gli dice di sfilettarla e famola finita. Ma no, siamo una famiglia. Sì, dillo a mio padre. Siamo gli unici rimasti. Sì, dillo a mio fratello. Gli unici con le palle. Basta battute sui genitali. Ma cosa succede? Ok, è battutino ogni tanto, ma stiamo a 20 minuti già a 5-6. Ma che è? Harry Potter 4? Natale coi polipetti! Yara allora ricambia la cortesia dicendogli che me sa che Cesira è bella e brava, intelligente, affascinante, simpatica, modesta, famiglia perfetta. No, quella è un altro. Ma me sa che sta botta perde. E allora cambierò fazione. Is Euron l'Italia? Ma prima... Boh, un passito. Madò, questo è cringe per me. Non è così figo come crede. È un po' cringe. Sembra uno di quelli che te fa: io sono pazzo, sai. Ma vabbè, ma prima voglio scopamme la regina. E allora voglio fare all'amore con la sovrana. Ecco, bravo. Torniamo da Cesira. Oh, la puntata mi risale. Che fa il resoconto del magazzino? Allora, ci avevo una fracca mila dei soldati. Buono. E un botto cento dei cavalli. Se può fa. Sei contenta? Do sta amore Orfei? Cos? Gli elefanti! No, guarda, questa è la compagnia dorata. Il Sic tu Sorel! No! Ma io volevo gli elefanti! Questi ce l'hanno animali! Cioè, ma manca gli elefanti mi avete portato! Dilettanti! Gli elefanti, dilettanti! Fariva c'è! Ma cosa avessi chiesto l'olifanti? Il Signore degli Anelli ce li hanno! Si scopre che a Cesira piacciono i treni. No, gli elefanti. Qua, c'ha pure la gonna zappa d'elefante. Vai con The Club, Easter. Ma... Nome, Cesira. Film preferito, The Elephant Man. Cosa guidi? Regno. Lancia Y elefantino. Un suo mito, Annibale. Credi in Dio? No, a Ganesha. Cosa guardi in un uomo? La parentela e il naso prensile. Canzone preferita? Qua roba là che non mi ricordo. And I vori. Sogno nel cassetto. Fa esplodere le amiche del Jumbo infami. Ed ora il nostro sponsor, Emiflex. Cioè, elefanti. Elefanti ovunque nell'internet. Tutti a fa Dumbo poi. Cioè, non è che se esiste un meme voi dovete frebuta tra de voi cazzo. Ma fantasia. Ma babbar. Non ci siete pensato a babbar per dire. Mette tristezza. Vabbè va. Elefanti. Elefanti ovunque. Tranne che a Cesira, che rosi che se ne va. Ma Euron ci prova. E Sharifai. Già t'ho fatto sto pezzo l'altra stagione. Ma stavolta ho già pagato. E mica sono una puttana.
Meretrice? Sì, ma una meretrice non gli si offre mica una fracca dei soldati. E i cavalli, capirai. E la flotta de ferro. Ma se è de ferro come galleggia? E tutte cose. Tranne l'elefante, sì, sì. Così mi ferisci. Attenzione, Euron, punta sulla pietà. E non va. Frienzonato pure lui. Frienzeuron. Lascia per. No, attenzione, Cesira si ferma. Non ci crede manco Euron. Ma se ci sta, questa qua. Faceva la schizzinosa. Oh, Cesira, lo fa per il regno, per tenerselo buono. Che statista, si sacrifica. Jamie non è contento. Dopo Cesira che va a fa blum blum, ecco Bronn che va a fa blum blum. Cioè, e gli attori sono stati insieme, no? E Cesira non vuole recitare con lui. E infatti non c'è una scena con loro due nella stessa stanza. E metti la scena prima Cesira blum blum, quella dopo blum blum Bronn. Ma lo fate apposta. Dai, vo fotte a me. No, vuole fotte le tre signorine, buonasera. Che tanto parlano delle cose loro. Cioè, di Lannister morti e il danno negli affari. Ma state a lavorare, oh. Ma date retta a Bronn. Non è professionale. Sì, vabbè. Sì, amore, che bello. So 10 dragoni d'oro, grazie. Arriva Qyburn a interrompere. Qyburn versione coito interrotto. No, taglia. Che ha una missione per lui. Le bagascine se ne vanno. Ma appunto, siccome sa che i clienti Lannister sono morti, no, alla guerra con Daenerys, bruciatissimi, se devono fare nuovi clienti. No, grazie, il mio amore è per la scienza. Basta, vado a fare la mugnaia. E poi, indovina, sotto trama comica. Per forza. Povera ragazza, morirà di sifili dentro l'anno. Quale? Calmo, Bronn, sono andato solo con la rossa. C'ho il 66% di possibilità di essere ma cavata. Dai, la missione è che siccome Jaime e Tyrion non hanno pagato i loro debiti, non si fa. La regina, per sdebitarsi, ti vuole dare altro lavoro. E te pareva? Insieme a un sacco, ma proprio un saccone, dei forzieri d'oro. E non poteva venire lei a dimmelo? No, Lena ti odia. Ah, giusto. E quale sarebbe il lavoro? Ammazzare i suddetti fratelli. Al nord. Con una balestra. Ma che è Cluedo? Con una balestra per forza? Sì. E se ce l'ho 2 centimetri che gli posso dare una cortellata e via? No, devo via la balestra e caricarla e puntarla e sparare. Sì. Ok. Ma come ok? Oh, Bronn! Ok che sei mercenari, sordi e che ce frega. Ma hai salvato la vita a tutte e due. E mo li ammazzi. Mi pare uno spreco. Lasciamo Bronn. Che mica lo so che farà, perché non mi fido mica. Forse Tyrion non lo ammazza, c'ho avuto troppi precedenti. Forse. Ma Jamie... E ritorniamo da Cesira, che sta ancora a pensare agli elefanti. Cioè, gli sceneggiatori lo fanno apposta per farci fare i memini, te fidi? Lo sanno come va il mondo, lo sanno che i meme sono la meglio pubblicità. Insieme a sti video, parodia, doppiaggio, recensione, quello che faccio, faccio un po' tutto io. Tutti vogliono ride, no? E tutti li guardano. Ma si è fissata che gli elefanti, oh. 8 stagioni chi se li incula, adesso gli elefanti. Ma insomma gli rinocerotti poi, corazzati col corno. No, gli elefanti. Ok. Hanno già fatto blam blam. E Euron fa un pezzo che sembra un attimo salito. Anche se per me t'ho detto non c'ha tutto sto stile. Vuole far figo ma gliela fa poco. Comunque sembra salito. Me scende nel baratro che proprio va a fa accompagnare di Obissale. Perché in pratica gli chiede: ti è piaciuto? Ma va. Come sono rispetto agli altri? Che cringe. Cesira beve. Per non pensare. Va con chi cazzo sono nata. Ma come beve? Ma il bambino. Che bambino? Ah, il bambino. E va. Vabbè, Euron gli fa un altro pezzo peggio del ti amo detto dopo 5 minuti. Ce lo metterò io il bambino dentro di te. Mamma mia, oh. Ma Ted Mosby impetta a te uno che vuole solo avventure. Ma sei un soggettone vero. Avete trombato mezza volta. Facciamo i figli. Oh, auguri e fileoni marini. Che te devo dire. Pure Cesira fa una faccia alla. Sì sì, che bello, credice. Però se vede che gli è costato andacce. Non ci vuole mica na. Oh, Cesira, Griffiths ti capisce. So sacrifici che se fanno. Non importa. Porta se l'hai data e capirai. Ai miei occhi sei ancora più brava. Nel durante, seguendo il detto chi dorme non pia i greggioi, Yara viene liberata da Tyrion. Così, a cazzo de metacane e metà polipo, Yara, per ringraziarlo, gli dà una capocciata. L'avevo detto e qualcuno dà una capocciata. Ho sbagliato bionda. Ma stai fraintendendo? Questo è il ringraziamento delle isole di ferro. Me liberi? Capocciata in faccia. Sorellina, non c'è di che. Ma a questo punto io mi chiedo, il rapimento di Yara che senso ha avuto? 2 puntate è durato. Per fargli fare una scena con loro che parlano adesso e fide. Cioè, rapita, liberata, a posto. Oh, te lo giuro, mi pare proprio una cosa senza senso. Senza sazza. Vabbè, Tyrion vola a dare una mano a Rob. Sì, Rob.
a John. Lapsus incredibile. Perché lui non è né lupo né polipo. È un polilupo. È un lupo polipo. Un lupolipo. Canolipo. Il miglior amico subacqueo dell'uomo. E la sorella gli dice: vabbè. Andando contro quello che diceva il padre con Rob, appunto, ora che ci ha messo. No, no, noi non salliamo con i lupi. Adesso fa la cosa giusta. L'avessi fatta prima, avresti un c***o in più. E in tutto questo c'è pure Daenerys là dietro. Plot twistone. Ah no, però uguale, oh. È un altro Targaryen pure questo. Torniamo al nord. Eppure i Castark si uniscono alla festa. E Davos rimarca il fatto che qui stanno ammassando tutte forze fedeli al regno. A Jon. E quindi che proponi? Famoli sposa. Così, de botto, senza senso. Genio! Sotto trama comica, siamo dei vecchi di merda, sì, sì. Namo gliela di. Dai, il senso di bastardo pizzica. E la coppietta nanetta si dà prima che possano raggiungerli. Mentre parlano di Sansa. La cognatina mi odia. E te credo gli ha risposto a cazzo tutto il giorno. Cosa? Dagli tempo. No. E dargli io ho dato il tempo? No. Deve abbozzare. E se non lo fa... Cosa? Me do convenientemente prima di dittelo. Ma dove vai, oh? Che stronzate ste cose, ma do le mezze frasi, no, Veramente, ma è una fiction rape davvero. Ma finisci di dire le ultime due parole. Non c'è tempo. Però c'è un problemone. E cioè? I piccoli anceli non mangiano. I piccoli anceli? I draghi. Ah, che hanno mangiato oggi? Solo 14 capre. Solo 14. Ma come 14 e 1, 14 e 2? No, mannaggia Roll. E vai dei CGI. Cimitero all'aperto. E i draghi, a cui non piace il nord. E te credo, è come mette un fornello dentro un frigorifero. Che cazzo fai? Carezzine i draghi. Oh, gli squamettini della casa. Daenerys sale su Drogon e fin qui. E gli dice a Jon de salì su Rhaegar. Vai su. Sorry, what? Dai, non mi pare il caso. Insisto, non c'ho la patente di uno. A canna, frate. Anzi, fiote, frate. E la prima cosa a cui ho pensato è: ok che questo doveva salirci, no? Il nome del padre e tutte quelle cazzate. Ma così a caso? Ma io pensavo che prima scoprivano che lui è Targaryen. Allora, siccome lui è Targaryen, sale sul drago. Perché Daenerys mica lo sa che lui è Targaryen, non lo sa manco lui. Che cazzo fai? Lo fa salire così? Perché? Perché stiamo insieme. Ma vabbè. E dove m'appiglio? A sto cazzo, vabbè, te le cerchi però, A sto punto, raga, scusate. Tata, la battutina ci sta sempre, la fa Daenerys, mo, vabbè. Ti ho voluto bene se ti mangia. Top Drac. No, Shin Jon Istarchy e Rhea Yaenerys. Viverna 00 e Viverna 01. Dracarys, damo fuoco a tutte cose. Vabbè, già ho cantato nel teaser trailer. Jon che sale sul drago, così. È la scena più triste mai vista dentro Game of Thrones. Batte la morte di Shirin 7.422.003 a 1. E vai che la scena, che non è cattivaria, te lo dico. Se mo mi viene a dire che non è fanservice, io... te dico te no. Ma lo sai perché è fanservice? Perché è messa proprio a forza per farli volare insieme. Vi è volamo. Che sarebbe stata molto meglio se ci fosse stato un motivo, no? Che succede in bordello, allora lui sale perché è costretto e scopre che ci possa lì, no? Non una cosa così a caso, dai. Lo swag senza senso. Cioè, se vede proprio che è fatta proprio... Capito che te voglio dire? Che poi Rhaegar fa di tutto per ammazzarlo. Cioè, qua, quello F4, so io. Vai che Jon spratta, dai. E su, e no, a sto punto. La prima volta che vola. Spratta, spratta. Bratta! No! Strano! Avete perso un'occasione, sceneggiato, perché sotto trama comica per sotto trama comica arrivano a un cucuzzolo della montagna! Daenerys guarda la cascata e sba! Flashback de guerra! Ma che succede? Mezza citazione agli Grit. Rimanemo qua. E poi alla fine quest'amore e gli dice: saremmo tutti restati su quel cucuzzolo? Metaglio. E vai de bla bla bla. I draghi non capiscono. Sto a vedere se vuole mangiare la bambina. Gli sta mozzicando la faccia. Menamoglie. No. Ancora bla bla bla. Pei meme. Regà, pei meme. Questa è una puntata fatta pei meme. Lo sanno. Guarda, bacia lei e guarda il drago. Hai gusti particolari. Lasciamo mettere chiunque. È un meme. Sta diventando grottesca la cosa. Tratta bene mia madre. Tu faccio vedere io chi sei, Byfire. Torniamo alla forgia. Ed è subito Sauron. Gendry a quanto pare è l'unico che lavora. E ha fatto un ascione grosso così per il mastino. Sono stato bravo, eh. Sì, intatira. Battutini, cocksucker. Sì, sì, l'ha detto Tormund l'altra stagione. Ho perso il conto delle battutine. E spam, un'altra reunion. Un'altra che stavamo aspettando. Arya e il mastino.
mi hai lasciato morire. No, ti ho derubato e poi ti ho lasciato morire. Nessuno mi ha mai parlato così ed è sopravvissuto. E sti cazzi! Mi piace. Il mastino si riconferma super sunderino. Anche se la vera reunion è quella mastino Sansa per me. Però tutte reunion. Stavolta Gendry aria. Io ho capito che la prima puntata stanno tutti là, si devono incrociare, no? Ma tutte insieme così. Secondo me tutte una appresso all'altro perdono sempre più importanza. Cioè una volta sudavamo per vedere una gioia in una stagione. Dai, tutti i cenni al passato. Questi vivono nel passato in sta puntata. Milady, non chiamarmi Lady. Allora ci chiamo il cane di Sansa. Passiamo alle cose serie. Aria vuole un'arma de Bloodborne. Ma che cos'è? Uno sparalance d'ossidiana. Ma che? Stiamo a strafora nello steampunk qua. E becca ad area di Valiria. Valiraria. No, taglia. Un video. I sordi tua. E dai a Costanza, che legge cose brutte da parte dei Glover. Che per quanto riguarda tutta la guerra contro gli estranei, hanno detto: bella per voi. Traditori! C'ha ragione. Lui voleva combattere per Redder Nord. A voi smette, porta sfiga. Hai portato un'altra prima donna. E John risponde col solito discorso: e gli estranei, e ce menano, e ce daranno la mano, e sti cazzi. Ma che fai poi? Oh, urli contro la puro sangue. Basta, me ne vado. Scusa. Attenzione al domandone. Sansa, hai fiducia in me almeno un pochino? Meh. Sì, sì. Ma non è che scapoccia come il padre? No, 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 no. Vabbè. Ma non è che la difendi solo perché ti piace? No, 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 no. Nel durante Daenerys va in biblioteca. Da Sam, maronna mia. Quante cose stanno a succedere in sta puntata? Troppe. Stanno a chiudere proprio le sottotrame. E le reunion. E il salvataggio di Yara. E mo qua. E pure dopo. Uscirà fuori il discorsetto. L'elefante nella stanza. E il pensiero va a Cesira. Vediamo. Daenerys è venuta a ringraziarlo per aver salvato Jorah, ormai ex ciottolino. Prego, regina. Oh, che carino che sei, paciocchino. Non te fa vedere dai miei figli però, eh. Anche se penso di aver appena trovato una soluzione al problema di prima, che me mangiano poco. E insomma, tante care cose. A lei è il rettilario. Ok, datte Daenerys. Ma c'è mica qualcosa che posso fare per te? Vorrei uno scus. Un pardon? Perché mi sono fregato dei libri dalla cittadella. Va bene. Ok, via Calesbrinks. E una spada di Valiria pure mi sono fregato, eh. Questo è un po' più grave. Ma sti cazzi. È tutto a posto. L'avevo presa dalla mia famiglia. I tarli. Beh, il legno mi pare una dieta sana, ciao! No, ha detto il nome. E calla. Daenerys magna la foglia. Anzi, la brucia. E la prima cosa che mi viene in mente è... ma nessuno gli ha detto a questa il cognome di Sam. A Jorah! E che cazzo? Che figure mi fa fa? E non lo sapevo! Ma John, non gli ha mai parlato di Sam? Che fate dopo aver incestato? Di che parlate? Degli estranei che stanno arrivando. E te pare? Cioè, conosci mio padre? Tuo padre... tuo padre... Guarda, purtroppo ci siamo trovati conto. E tuo padre non ha voluto abbozzare. E quindi? E quindi... gli ho dato fuoco. Azz. Vabbè, non è grave. Me stava sul cazzo. Almeno mio fratello. Tuo fratello. Azz. E potete ammirare l'auto. Non fare colpo sull'amici del ragazzo tuo. E no. Mi padre vabbè, ma mi fratello. Posso prendere una boccatina d'aria? Ma certo! Comunque ho dato fuoco pure a tuo fratello, l'avevo capito! Sam esce e quasi ci rimane. Guarda se stirava pure Sam, eh? Che sedava da Daenerys, tra l'altro. Quindi tre morti tarli per colpa sua. E Bran? Sempre lì, che te guarda! È come quei quadri dell'angeli che te seguono con lo sguardo. E via caso, povera! Tu sapevi! Già, hai sempre saputo, sapisciuto! E no? Mo va a dire la verità, John, va! Cioè, così glielo dice. Come se gli avesse chiesto: vamba a comprare sigarette. Ma faccia te, che sei il fratello. Primo è mio cugino. Secondo, so il corvo. Lo senti? Tu sei la persona di cui si fida di più e a cui vuole bene. Ma se non gli ha mai parlato a Daenerys di lui? Non è mai uscito per sbaglio. O sai che dai guardiani il mio amico mio era Sam da casa Tarly. Solo che hanno cacciato. E Daenerys, azz. No, mai. Vabbè, va. Vai, mio amico. Sam raggiunge Jon nelle catacombe. Ah, ecco perché non può lasciare Bran. Dillo subito. E alle 8!
Boh, ciò io crede. Sottotrama comica numero infinito, virgola 3 periodico. Non può essere cascato davvero, dai. Paciocca super intensifritz. Qua sottotrame comiche stiamo a volare. Peggio dei draghi. Ma non è cattiveria, conta lì. Pensa, cioè, non fosse così, non te lo direi, eh. Comunque, oh, sta succede per davvero. Oggi sistemano tutto. Ma un intermezzo, una passeggiata, che ne so. No. E come stai? È tutto a posto. E chilli? E chi l'ammazza? Al contrario di tutta la mia stirpe. Daenerys gli ha fatto fa la fine da Rosticini. A Kent aveva detto... Eh no, si era scordata. Mi disp! Vabbè, allora. Ma scusa, ma pure tu te l'hai rifiutato di inginocchiate, eh? All'inizio sì. E com'è andata? Avemo... Ah, capisco. Davvero? No! Quella è cattiva! Tu devi governare! Non lei! Cattiva! Ammazza, ho 2 saluti, 2 minuti e subito che richieste! E via, caso, povera parte 2! Cioè, qua te ne lo vela ai massimi, regà, dai! Cos'è che gli dice che lui ha diritto di regnare non solo il nord, ma tutta la pagnotta di spade! Perché il tuo vero padre è... Ridge! Rhaegar! Sempre KR! E John? Ma che cazzo sta a dire? Te giuro, ma non è vero un cazzo. Te dico fidate. Ok. Va indietreggia pure. Ma cosa mi dici mai? È un po' beautiful, dai. John allora rosica. E calla, momemena. E la sua risposta è? Non è vero. E invece sì. Ma tu sia. No, la tua. Forse non hai capito, te lo rispiego. Ho capito ciò io pensa. Ciò io pensa. E quindi il mio papino, cioè il mio tutore, Ned, fossi in te lo chiamerei genitore 3. Mi ha mentito. No, cioè sì, ma Ned è bravo. Aveva fatto una promessa. Ma un po' da dirlo almeno a Kat, così mi trattava bene. Promessa. E vabbè. E quindi spodesta la Galesprinz. Ma non mi pare il caso. Sei meglio te, fidate. E John a sto punto ce pensa. Ec, mo se scannano. Mentre John ci regala l'F4 più F4 della storia. Cambio scena. Tormund è vivo. Oh, non l'hanno fatto secco così off screen. Meno male. N'ha fatta la fine di Stannis. I bruti sono con la fratellanza senza vessilli, che stavano a venire giù dal vero nord, sotto la barriera tutti i westerroni, e vanno a far visita agli Amber. Ma invece trovano la morte. E vai col muori? Beric a quanto pare ha finito le torce. E usa la spada. Ma la spada usata come lampada. Wow, very epic. Sascio me coglionissimi. E cercando, trovano i guardiani. Menamoye! Agli occhi azzurri. Ho sempre avuto gli occhi azzurri. Sotto trame comiche, se! Ma no, tutto a posto. Non so gli estranei. Ma speso comunque i guardiani. Oh, sodiamo da una cifra. Ah! No, abbiamo fatto pace. Ah, vero, vero. Allora, bella per te, frate. Trovato qualcuno? Ecco però. Lord Amber. Ecco, odie. Ma no, quello d'inizio puntata, piccolo angelo. Ma pure voi a chiamarlo Ned, dai, ve ne cercate. Comunque, oh, sti non morti sono artisti veri, eh. Gli va di tutto, ma va che fiorellino del brascine. Manco Nico Robin devo fa così. Allora, gli Amber, cancelliamoli degli alleati. Mannaggia, andiamo a dirla giù. Eli Mortesh! Ve siete cagati, eh. Amberino si risveglia, perché appunto mori per colpa delle strade e... Re Poppy, discolaccio! Mi sembra esagerato. L'ordino Amberino pia fuoco. How could this happen to me? In una spirale d'ira delle mammine pancine. Ma non gli appetto però. Alcuni dicono che sia lo stemma Targaryen. Ma a me mi pare solo una girandola e va, regà. Cioè magari ci somiglia, ma meh. Dagli con l'esodo verso Winterfell. E insieme al popolino arriva pure Jamie. Oh, è proprio tutto come la prima stagione. Ma che bello. C'hai ragione. Proprio tutto. Guarda chi c'è. Cosa che sta fatto sorella mo, sì. E fine! E mo via subito a foto 02. Mamma mia, voglio dormire. Spero di aver fatto entro domenica. Questa è stata la puntata. Chiudiamo sotto trame, raga. Così la chiamerò per forza. So confuso. Da una parte mi è piaciuta, però dall'altra cose che veramente, boh, HBO. Ah, vabbè, fine!